Un progetto che parte dal basso, dalla comunità, e che è teso a coinvolgere tutta la comunità scolastica di Brusciano, a cominciare dalle quarte e quinte elementari per poi arrivare a tutto il ciclo della scuola media secondaria di primo grado. Avvicinare i giovani alla festa dei gigli, alle corporazioni, a quello che è il senso di comunità, è l'obiettivo cardine della prima edizione del progetto Tra Talento e Passione, promosso dal circolo del Partito Democratico di Brusciano e che ha visto una folta rappresentanza della comunità oltre che dei protagonisti della kermesse agostana. Due le sezioni in gara, letteratura ed arti grafiche, 6 i premi in gara. Vediamo insieme com'è andata con i protagonisti direttamente coinvolti. Io credo che sia un'iniziativa particolarmente interessante, non solo perché è stata organizzata dal circolo locale del Partito Democratico di Brusciano, che ringrazio, ma è un'iniziativa che mette al centro la storia, le tradizioni di una comunità così legata a questo evento, cioè la festa dei gigli, che appunto dura da 150 anni. E credo che è un'iniziativa che coinvolga i giovani e che li avvicini alle tradizioni del nostro territorio vada assolutamente elogiata e sostenuta. Ecco il motivo della mia presenza oggi qui. Saremo promotori di questa prima edizione di un concorso di idee tra talento e passione. L'obiettivo principale è quello di coinvolgere, diciamo, i giovani ragazzi, quindi i ragazzi delle scuole elementari, quarta e quinta, e quelli delle scuole medie, cercando di valorizzare quelle che sono, diciamo, le cose belle della festa dei gigli, portarle alla luce e magari renderle visibili anche agli adulti tramite i propri ragazzi. Entrando nel vivo di questo concorso, ci saranno due sezioni, una per la letteratura, una per gli elaborati grafici, e alla fine ci saranno anche dei premi, quindi anche un riconoscimento a chi si distinguerà, e poi alla fine un calendario per il mese di dicembre che rappresenterà un po' la cartolina dei gigli di Brusciano. Sì, come già detto lei, diciamo, questo concorso è strutturato su due sezioni. Ci sarà una sezione letteraria dove potranno partecipare sempre i ragazzi, come ho detto prima, e una sezione grafica. I ragazzi hanno la possibilità di scegliere o entrambe, diciamo, le sezioni, oppure partecipare a un'unica sezione. Alla fine, diciamo, che sarà una giuria a valutare quelli che sono, diciamo, gli elaborati, saranno scelti, saranno premiati quelli là più esclusivi, quelli là più originali, saranno scelti 3 per la sezione letteraria, 3 per la sezione grafica, e sarà corrisposto anche un piccolo premio, se non sbaglio il 250 euro, quindi una prima borsa di studio per il primo classificato, 150 per il secondo classificato e 100 per il terzo, per entrambe le sezioni. Dopodiché faremo anche un'ulteriore selezione, saranno selezionate 12 elaborati sia per la sezione A, quindi letteraria, e quella per la sezione grafica, per redigere poi un calendario che sarà consegnato a tutti i cittadini della popolazione di Brusciano prima dell'entrata in vigore del nuovo anno. Coinvolti in questo progetto non solo la parte politica, ma anche i protagonisti della domenica di agosto, vale a dire le paranze. Ebbene, proprio da loro abbiamo carpito i sentimenti di questa prima edizione, e il senso comune che ne è venuto fuori è quello di un'appartenenza forte alla comunità di Brusciano, ma soprattutto il sentimento di avvicinare i giovani alla kermesse, festa dei gigli di Brusciano. Io da subito ho sposato questo progetto, l'ho fatto mio, perché penso che i bambini siano il motore non solo del mondo, ma che ci aiutino a far sì che la festa possa avere un futuro, perché purtroppo oggi non tutti i giovani come me sono legati alle tradizioni. Allora noi, grazie ai bambini, possiamo veramente formare il futuro di questa festa, che per noi è, non dico vita, ma è vita per il nostro paese, sia a livello culturale ma anche a livello commerciale. Quindi progredire fa sempre bene, e partire dal basso, partire dai bambini, partire dalle giovani menti è veramente la rivoluzione, veramente una rivoluzione, secondo il mio parere.
È una cosa meravigliosa contribuire a queste cose qua, a queste iniziative. Diciamo, noi siamo consapevoli e daremo pure un contributo su questa cosa qua. È un'iniziativa bellissima per i bambini e soprattutto per la comunità e per il Partito Democratico, giustamente, che ha preso l'iniziativa, diciamo, il Partito Democratico. Io faccio assolutamente complimenti all'ideatore di questa iniziativa, perché, come ho sempre detto anche precedentemente, i bambini sono il futuro. Se riusciamo a plasmarli e formarli con una buona educazione, loro possono dare tanto, soprattutto alla festa. E quindi veramente complimenti. La festa dei Gigli non è soltanto nel mese di agosto qui a Brusciano, ma è tutto l'anno. E quest'ultimo scorcio del 2024 si chiude all'insegna dei giovani. Come è logico che sia, perché la festa è futuristica e dei giovani. Se non è giovane la festa non ha motivo di esistere, a mio parere. Ecco, la festa dei Gigli di Brusciano è anche scenografia. Il contesto che la ospita questa sera per questa iniziativa ne è una evidente conferma. Come si immagina questo progetto guardandolo lontano? Allora, questo progetto, scenograficamente parlando, si sposa benissimo col contesto della kermesse bruscianese, improntato da anni non solo sulla festa dei Gigli, ma anche sui carri allegorici, già di per essi scenografie mobili. Ed è bello che questi ragazzi, dalle prime battute, ovvero dalle scuole primarie e secondarie, si basano sui principi della festa, la festa intesa a 360 gradi. Non con i colori, ma come un puzzle che abbraccia tutte le sensazioni, folklore, cultura ed emozionare le persone che la vengono a vedere.